Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino. Quest'oggi in Abruzzo sono 33 i nuovi casi di positività, 3 i morti, 493 i guariti. E se i dati dovessero essere come quelli degli ultimi giorni, l'Abruzzo dal 7 giugno diventerà zona bianca il servizio. Se il trend epidemiologico dovesse rimanere tale, dal 7 giugno l'Abruzzo sarà zona bianca, dove varranno solo le regole comportamentali, quali l'indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, ma non ci sarà più il coprifuoco. Oggi sono 33 i nuovi positivi al Covid, il più giovane a 6 mesi, il più anziano 85 anni. Di questi, 14 sono residenti in provincia di Teramo, 8 in quella dell'Aquila, 6 nel Chietino e 5 nel Pescarese. E quanto emerso dall'analisi di 3.861 tamponi molecolari per un tasso di positività che scende allo 0,85%. Il bilancio dei morti registra 3 nuovi casi e sale a 2.460. 2 dei decessi sono avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle ASL. E con gli ultimi 493 guariti, attualmente in Abruzzo sono 6.414 positivi accertati, 463 in meno rispetto a ieri. Di questi, 199 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 18, 3 in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 6.197 positivi, 457 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. È stato presentato questa mattina uno studio condotto dall'Università di Ferrara sull'efficacia dei vaccini somministrati dall'ASL di Pescara. Vediamo allora cosa è emerso nel servizio di Paolo Renzetti. Efficacia dei vaccini anti-Covid. Questo è lo studio dei dati della ASL di Pescara elaborati dall'Università di Ferrara. Lo studio ha confrontato il numero di infezioni, casi di malattie e decessi tra tutti i vaccinati ed i non vaccinati della provincia di Pescara a partire dal 2 gennaio fino al 26 aprile di quest'anno. In totale sono stati valutati 37.467 vaccinati e 237.778 non vaccinati. Le analisi hanno tenuto conto del tempo necessario per la produzione di anticorpi e sono state controllate per età, sesso e durata del follow-up. I risultati sono stati molto incoraggianti: dopo una media di 30 giorni dalla data prevista di produzione degli anticorpi, tutti e tre i vaccini somministrati, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, hanno ridotto il rischio di infezione, malattie e decesso di oltre il 90%, con punte fino al 99%. Questi risultati sono stati molto simili fra maschi e femmine e per coloro che hanno ricevuto la seconda dose, anche con un certo ritardo rispetto a quanto previsto dai protocolli ottimali. Abbiamo analizzato tutti i vaccinati e i non vaccinati del Covid, ovviamente della provincia di Pescara, e abbiamo visto che nelle persone vaccinate i casi di infezione si sono ridotti del 95% rispetto ai vaccinati. E i casi di malattia si sono ridotti del 99%. Ovviamente questi sono dati che si riferiscono a un follow-up inevitabilmente non lunghissimo e quindi dovranno essere confermati, però è molto improbabile che si scenda molto, insomma si potrà andare dal 95% al 90%, però questi sono vaccini che sono risultati tutti efficaci, tutti e tre. Cosa significa questo da un punto di vista prettamente sanitario? Significa che giustamente c'erano dei dubbi comprensibili perché sono vaccini nuovi e perché i dati fino ad oggi erano o su altri paesi pochi oppure solo su sperimentazioni cliniche che sono importanti ma sono quelle sponsorizzate dai produttori. Questi dati sono dati spontanei, sono dati di popolazione e speriamo contribuiscano a rassicurare sull'efficacia dei vaccini. Questi vaccini effettivamente funzionano. In base a quanto disposto nell'ultimo decreto Draghi, da domani il coprifuoco slitterà alle ore 23. L'alleggerimento delle restrizioni deciso dal governo trova il favore di molti primi cittadini, anche in Abruzzo. Soddisfatto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ascoltiamolo.
Si vede davvero la luce in fondo al tunnel, nel caso di dire, per quanto riguarda questa pandemia. Notizie che arrivano da Roma, dal governo, si va verso un cambiamento degli orari del coprifuoco, delle riaperture, da giugno ulteriori riaperture, una bella notizia per tutti gli abruzzesi, in questo caso per Chieti, la città e tutti i cittadini. Una bella notizia che già prevedevo e in una precedente intervista avevo espresso il mio punto di vista, e cioè che tutte le cose dovessero essere fatte gradualmente, così come il governo sta facendo, e in particolare per il coprifuoco. Per quanto riguarda l'Abruzzo, avevo già avuto modo di dire che le cose da noi vanno bene, o comunque vanno meglio rispetto al territorio nazionale, dove l'RT, cioè l'indice di contagiosità, è stabilmente attestato stato a 0,89, mentre in Abruzzo a 0,75, quindi meglio delle restanti regioni. Addirittura a Chieti abbiamo un indice di incidenza di 8 contagi su 100.000 abitanti, quindi stiamo ben al di sotto del limite di pericolosità, e quindi la zona di colore bianco è per noi particolarmente appropriata. Quindi sono contento di questa situazione, merito dei vaccini che stanno procedendo bene. Nella provincia di Chieti sono stati effettuati ad oggi circa 200.000 vaccini, si stanno completando le inoculazioni alle fasce di età tra 70-80 e 60-70, e quindi pensiamo che per il mese di agosto raggiungeremo l'immunità di gregge. E ora la cronaca, un incidente agricolo mortale oggi pomeriggio ad Atessa, nel Chietino, dove per l'improvviso ribaltamento di un trattore gommato in un tratto scosceso è deceduto un uomo di 72 anni residente ad Atessa in località Flocco. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in località Colle Pietre, su un terreno di proprietà del pensionato. A nulla sono serviti i soccorsi, allertati da un vicino, dei sanitari del 118 giunti sul posto unitamente alle di soccorso, che ha dovuto far rientro a Pescara per rialzare il mezzo agricolo che ha intrappolato l'agricoltore. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Casoli. L'indagine sulle modalità della tragedia sono affidate ai carabinieri atessani. Dopo l'esame cadaverico esterno effettuato da un medico legale, la procura di Lanciano ha riconsegnato la salma ai familiari. Cambiamo argomento. L'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e l'Università degli Studi di Teramo attueranno insieme il progetto Abruzzo, Regione del Benessere. Si tratta di un programma per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi e gestire la transizione ecologica nel territorio. Il progetto è finanziato dalla Regione Abruzzo. Tania Bonici Castelli. Presentato a Teramo il progetto Abruzzo Regione del Benessere, finanziato dalla Regione Abruzzo e attuato dall'ARTA regionale in collaborazione con l'Ateneo Teramano. Il programma si pone come obiettivo quello del potenziamento e della creazione di nuovi strumenti per il miglioramento della qualità di vita degli abruzzesi. ARTA e Università di Teramo stringono così un patto tecnico-scientifico per elaborare la futura transizione ecologica del territorio. È un progetto molto ampio, insomma, anche dal nome Abruzzo Regione del Benessere, e l'Università è un partner importante e anche un elemento di coordinamento all'interno del progetto stesso. Dicevo, il progetto è molto ampio perché va dagli aspetti legati alla salute pubblica, ma soprattutto all'ambiente e al benessere, sia organizzativo che al benessere della persona. Quindi ovviamente la sostenibilità è uno degli aspetti principali, ma ovviamente l'alimentazione, così anche l'organizzazione, ma anche gli aspetti economici, come possono risentire di queste azioni intraprese. Il manager del benessere, nell'ambito della più ampia progettualità Abruzzo Regione del Benessere, sarà un professionista attento e preparato, formatosi anche attraverso le competenze
Scienze dell'Università di Teramo, che sarà in grado di tradurre i principi astratti della qualità della vita in Abruzzo sotto gli aspetti ambientali, ma arrivo a dire turistico-ricreativi, ma anche del benessere inteso come adozione di buone pratiche. Dicevo, sarà un professionista attento e preparato che potrà diffondere nei luoghi preposti e attraverso le modalità che andremo a verificare di volta in volta questo messaggio. In Abruzzo si sa, si vive bene, scarso inquinamento, buona alimentazione e numerosi sono i centenari. Il progetto Abruzzo Regione del Benessere si pone tra gli altri anche l'obiettivo di realizzare una banca dati per studiare il metabolismo di questi abruzzesi forti e gentili. A distanza di 2 mesi dal Consiglio Comunale Straordinario di Pescara sulla gestione delle piscine e le naiadi, i sindacati hanno denunciato l'immobilismo delle istituzioni in queste settimane, mentre i lavoratori sono in mobilitazione permanente. Andrea Costantini. Nei giorni in cui le piscine e le naiadi potrebbero riaprire, tornano le fibrillazioni sul fronte occupazionale. I lavoratori, riuniti in assemblea lo scorso 14 maggio, hanno aperto una fase di mobilitazione permanente per sensibilizzare tutte le parti in causa, chiedere alle istituzioni di trovare un modo per assicurare l'immediata riapertura del centro sportivo e garantire una prospettiva a quanti operano e lavorano al loro interno. Appena lo scorso 15 marzo, il Consiglio Comunale Straordinario di Pescara impegnava sindaco e giunta al trasferimento immediato della gestione temporanea dell'impianto sportivo dalla regione allo stesso comune e alla salvaguardia integrale dei livelli occupazionali utilizzati per il funzionamento delle piscine nell'ultimo quinquennio. A poco più di 2 mesi da quella data, lanciano così l'allarme in una nota congiunta i sindacati SLC CGL e Fisascat CISL, i cancelli delle naiadi continuano a rimanere chiusi. Continuiamo ad assistere a un vero e proprio balletto delle responsabilità sulla riapertura. Nel dibattito pubblico sembra quasi smarrito il ruolo che riveste la struttura da un punto di vista sociale ed economico e ora più che mai assume rilevanza il problema legato all'occupazione impegnata nel centro sportivo. Stando alle attuali disposizioni governative, continuano i sindacati, il 15 maggio doveva essere la data della riapertura al pubblico delle piscine all'aperto. Oggi anche questo obiettivo risulta miseramente sfumato per le naiadi. È chiara la responsabilità di tutte le parti in causa, quella di non essere riusciti a individuare una soluzione in grado di rispondere all'emergenza e dare prospettive al centro sportivo e ai suoi lavoratori. Dopo quasi 2 anni dal bando pubblico che ha assegnato la gestione provvisoria, nulla è cambiato. Siamo ancora in attesa di capire se esiste, concludono i sindacati, un progetto di rilancio. Torniamo a Chieti, dove vari campus estivi saranno disponibili per la prossima estate a supporto delle famiglie cittadine. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche giovanili, Manuel Pantalone. Assessore, si guarda questa estate, si guarda ad un'estate quasi normale, grazie anche alle riaperture. L'amministrazione comunale di Chieti, il suo assessorato in particolare, oggi presentano questa novità dei campus estivi per i ragazzi, i bambini della città di Chieti. Sì, si tratta appunto di una serie di campus sportivi che con il tessuto associativo sportivo della città abbiamo deciso di organizzare, ma è soprattutto un modo per dare l'apertura a tutte quelle realtà sportive cittadine che intendessero credere nei giovani e in una chiaramente ripartenza necessaria e doverosa per lo sport, per le nuove generazioni, per quegli strumenti anche di socializzazione che purtroppo sono stati duramente colpiti dalla pandemia, ma che oggi si accingono a ripartire nella loro pienezza. Cogliamo l'occasione per ringraziare, noi come Comune abbiamo dato il nostro patrocinio a questa iniziativa, ma è ovvio che il lavoro delle associazioni è assolutamente indispensabile e chiaramente noi dimostriamo anche in questa occasione la massima apertura nei confronti di tutte quelle realtà che decidono di puntare sulla nostra città, di credere nella nostra città e soprattutto di consentire una piena ripartenza dell'attività sportiva. Stiamo facendo davvero molto anche come politiche giovanili, abbiamo in mente di portare avanti una riorganizzazione piena dell'Informa Giovani, abbiamo raccolto appieno l'appello del Ministro Dadone rispetto anche alla piattaforma Giovani 2030, crediamo che non bisogna soltanto fare informazione ma soprattutto fare formazione e dare concrete opportunità ai giovani affinché questi possano trovare il proprio spazio nel mondo del lavoro, nella società del domani.
Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Proseguono le riflessioni in casa Pescara in attesa di decidere chi sarà il nuovo direttore sportivo. L'attuale DS del Modena, Matteassi, smentisce di essere stato contattato. Intanto già 7 giocatori, quasi tutti in prestito, hanno deciso di risolvere il contratto e interrompere gli allenamenti col Delfino. Tutto fermo in casa Pescara. A poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale del campionato non sono state prese decisioni ufficiali per lo staff dirigenziale e di conseguenza quello tecnico che dovrà preparare la prossima stagione in Serie C. Tutto ciò è anche fisiologico visto che si è appena oltre la metà di maggio e le stagioni non si sono ancora chiuse, coi playoff in piena disputa in Serie B e appena iniziati in Serie C. Nelle ultime ore è voluto intervenire per spegnere qualsiasi voce sul suo conto l'attuale DS del Modena, Luca Matteassi, il cui nome è stato accostato al Bari, anch'esso coinvolto nella lotta playoff, e soprattutto al Pescara. Matteassi peraltro ha un altro anno di contratto con gli emiliani e il suo prematuro addio è legato ad un eventuale cambio della proprietà. Modena che inizierà i suoi playoff il 23 maggio. Circa i rumors che lo vogliono al Pescara ha dichiarato: le voci sono infondate, non so chi le abbia messe in giro. Da Pescara non mi ha mai chiamato nessuno, sono al Modena e penso solo al Modena. Sempre nei giorni scorsi sono circolati anche i nomi di Domenico Fracchiolla, in scadenza con il Lecco, eliminato dai playoff al primo turno, e Oscar Magoni, direttore sportivo della Feralpi Salò, che domani debutta nei playoff, che ha ancora un anno di contratto con i Leoni del Garda. Nomi che al momento non ci risulta che il Pescara abbia realmente vagliato, anche perché prima il presidente Daniele Sebastiani deve decidere le sorti dei due direttori in carica, Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Al massimo ne resterà uno con mansioni più legate al settore giovanile o scouting, e potrebbe essere Bocchetti, ma riflessioni sono ancora in atto. Circa il profilo del nuovo direttore, non è da escludere che lo stesso Sebastiani possa fare un pensiero a Sandro Federico, DS in scadenza di contratto col Teramo. Al momento non sono giunte proposte di rinnovo dal presidente Iachini. Sebastiani stima Federico e non è detto che non possa fare un pensierino al dirigente sportivo. È entrato nel Teramo nell'era Campitelli, ad inizio 2018, rimasto anche dopo il cambio di proprietà con il rinnovo annuale della scorsa stagione. Intanto proseguono gli allenamenti in casa Pescara. Benché siano completati gli impegni ufficiali, nessun provvedimento punitivo, ha fatto sapere Sebastiani. Sono professionisti e come tale è giusto che si allenino, così come sarà rispettato il loro diritto alle ferie. Logico pensare ad uno stop definitivo nella prima settimana di giugno, anche se c'è chi ha scelto di rinunciare all'ultima mensilità, ha rescisso ed è andato via. Tutti i giocatori in prestito, i vari Basit, Macin, Bocchetti, Gut, Odgard e Del Favero, più Omeonga, per il quale il Pescara non esercita l'opzione per i prossimi anni. Resta da vedere come saranno gestiti i circa 10 contratti che sono potenzialmente in piedi per la prossima stagione. Serie C in casa Teramo, ancora da stabilire se il tecnico Massimo Paci siederà ancora sulla panchina biancorossa nella prossima stagione. Poi sarà la volta dei giocatori in scadenza, alcune conferme probabili, altre invece sono molto complicate. Ce ne parla Jacopo Forcella. Archiviata la stagione 2020-2021 per il Teramo, è tempo di guardare al futuro, iniziando da chi nella prossima annata continuerà ad indossare i colori biancorossi in campo, ma non solo. Il rompete le righe di mercoledì scorso ha rinviato i discorsi relativi al prolungamento di contratto di direttore sportivo e allenatore, che saranno chiamati a realizzare e rinforzare evidentemente l'organico futuro. E allora tutto parte dalla posizione di Massimo Paci, che è strettamente legata a quella di Sandro Federico, ha buone chance di rimanere, puntellando la rosa e cercando di tappare alcune falle in posizioni del campo che hanno messo spesso il diavolo in difficoltà. Su Paci ci sono interessi di club come il Frosinone in Serie B, ma al momento si tratta soltanto di rumors e nulla di più. È ovvio che comunque andranno le cose con Paci, l'attacco sarà, a prescindere da chi siederà in panchina, l'argomento principale del mercato estivo. Cianci ha allungato il contratto per andare in prestito a Bari dopo l'ottima parentesi di potenza della prima parte di stagione, ma non rimarrà. D'altronde i tre prestiti nelle ultime tre mezze stagioni, Carpi e appunto Potenza e Bari, sono la spia che nel Teramo crede nel giocatore, né che Cianci muoia dalla voglia di tornare nel posto dal quale è stato allontanato, seppur per motivi, come ha più volte precisato il DS Federico,
strettamente economici. Altre questioni sono quelle che riguardano chi gioca a ridosso degli attaccanti. Ilari, Costa Ferreira e Bombaggi sono tutti e tre in scadenza e considerando che gli ultimi due pesano più del primo sul bilancio non è affatto scontata la loro conferma. Il problema è che con l'accordo che scade il 30 giugno è impossibile pensare di guadagnare qualcosa dalle eventuali dismissioni, soltanto un risparmio sugli stipendi. Una conferma è probabile, due un po' meno, tre pressoché impossibile, anche considerando la presenza di Mungo in rosa. L'ex Cosenza ha un altro anno di contratto e il prossimo potrebbe essere quello in cui avere più possibilità di giocare. Poi discorsi differenti saranno quelli che investiranno gli altri. Lewandowski sembra essersi guadagnato la conferma, a meno che non arrivi una serie superiore a farlo vacillare. L'Asic e Di Matteo sembrano essere discorsi molto complicati, molto più no che sì. Kjere Mateng, idem, più no che sì. Tentardini, più sì che no. Mentre Vitturini e Pinsauti, per la loro versatilità, potrebbero risultare utili anche in futuro. Molte voci sono quelle che riguardano Santoro e Diakité, ma questo è un discorso diverso perché, non essendo giocatori in scadenza, serve un'offerta adeguata per portarli via. Per questo potrebbero rimanere ed essere due dei pilastri, insieme ad Arrigoni, Mungo, Soprano, Piacentini e Trasciani, del diavolo che verrà, se con Massimo Paci in panchina e Federico dietro la scrivania saranno i prossimi giorni a deciderlo. Domani 4 recuperi in Serie D, 3 riguarderanno squadre abruzzesi. Il Pineto va in trasferta a Vasto Girardi dopo il pareggio di Fiuggi con l'attaccante biancazzurro Bugaro, che torna sulla gara di domenica e si dice fiducioso per l'impegno di domani pomeriggio. Ascoltiamolo. No, sì, è stata una partita tosta contro un ottimo avversario. E siamo stati bravi a reagire al gol subito, abbiamo avuto una grossa reazione nel secondo tempo. Poi siamo stati un po' sfortunati negli episodi, probabilmente con un po' più di cattiveria e anche episodi arbitrali un po' forse discutibili, potevamo ottenere i tre punti. Sì, sono andato molto vicino, è stato molto bravo Gian a darmi una bellissima palla, purtroppo forse con un po' più di cattiveria anche in quella situazione si sarebbe potuto ottenere qualcosa in più. Mercoledì andiamo ad affrontare una squadra ostica, un'ottima squadra che ha fisicità, corsa, qualità, ottimi giocatori, quindi che all'andata comunque ci ha creato, nonostante la nostra vittoria, parecchie insidie. E non sarà facile, però insomma, se noi riusciremo a fare quello che proviamo in settimana, quello di cui siamo capaci, secondo me riusciremo a giocarcela alla grandissima. Ma sì, è stati un po' di eventi sfortunati, diciamo, quest'anno, tra Covid, infortuni qua e là. Io adesso cerco sempre di allenarmi al massimo, di essere a disposizione dell'allenatore sempre, e poi sta a me sfruttare le occasioni che mi vengono date. Sì, io sono quelli i miei ruoli, da esterno, che può essere a 3, a 4, a sinistra, a destra. Io comunque mi adatto, insomma, sono sempre a disposizione del mister, al di là del modulo e degli schemi tattici. Ma gli obiettivi personali vanno di pari passo con quelli della squadra, dai. Cerchiamo di chiudere al meglio questo campionato un po', diciamo, particolare. Ci mancano 8 partite, cercheremo di andare sempre in campo per vincerle tutte e personalmente, se viene fuori qualche gol, ben venga, che possa aiutare sia me che la squadra. Calcio a 5, terminata già ai quarti la corsa playoff dell'Acquestapone Unigros. Dopo la beffa finale di gara 2, la squadra di Scarpitti incappa in una serataccia e si fa battere nella bella del Pallarigopiano per 2-1. Sergio Zappalorto. Poche ore trascorse ed è ancora difficile prendere coscienza dell'assurda eliminazione dell'Acquestapone Unigros, che dopo la beffa interetnea con gol irregolare allo scadere avrebbe dovuto più che potuto travolgere come in gara 1 i catanesi, i quali invece, pur senza pedine fondamentali, alla fine ce la faranno a passare in semifinale grazie alla determinazione su ogni palla e soprattutto a grande amor proprio altrove apparso latitante. Semifinale dunque che mancherà ai nerazzurri per anni puntualmente sugli scudi a ridosso
piuttosto della finale o nella finale stessa. Indicibile stupore, incredulità, amarezza sconfinata, tuttora. Giornata nera degli elementi chiave, giornata in linea perfetta con una seconda parte di una stagione maledetta dopo una partenza sprint che aveva sedotto tutti con i suoi dati da record e la distanza netta dalle inseguitrici. Poi tre tracolli, addio primo posto, addio finale di Coppa Italia e ora addio scudetto. Col Catania sulla carta battibilissimo, il 7-0 nel primo turno sembrava eloquente e quasi casuale il KO di gara 2. Col Catania si diceva il re d'Azionem di un'annata da cancellare nei secoli a venire, figlia di più concause, tutte da analizzare per poi ripartire, anche se non si sa proprio con quale spirito, avvilito e mortificato da troppe delusioni senza di contro, alcun trofeo e o soddisfazione. Difficile immaginare di peggio, per la cronaca resta in corsa solo il Montesilvano che in semifinale a fine settimana se la vedrà con il kick-off. Poche soddisfazioni per il volley abruzzese, resta in gioco solo l'Altino, eliminate l'Alba Adriatica e il Paglieta in campo maschile e l'Arabona e il Teramo in quello femminile. Vediamo. L'Altino salva la faccia, come si dice in certi casi, al nostro Abruzzo. In campo maschile escono di scena sia l'Alba, battuta 3-0 in gara 2 dal San Giustino, che il Paglieta, fermato prima dal Covid e poi dalla rinuncia conseguenziale. Niente trasferta a Casarano, già comunque vittorioso 3-0 all'andata e strafavorito. In campo femminile niente da fare, in B2 per il Teramo, che perde 3-0 a Trestina. Le cose migliori, pur se con l'1-3 finale si sono viste all'andata. Dolorosissima invece l'eliminazione tra le lacrime di una Rabona che, dopo l'impresa esterna 3-2 rimonta a Corridonia, ha ceduto in casa per 1-3 nelle immagini alle marchigiane, pur arrivando a un soffio dal successo o, in sua assenza, al Golden Set nella quarta frazione. Dodi e compagni erano in vantaggio 24-22 per poi perdere 24-26, che peccato. Pazienza, l'estromissione non toglie nulla però allo splendido campionato del gruppo allenato da tempo dal bravo Cesarone. Dulcis in fondo, almeno questo, l'Altino Tenaglia, a cui vanno non solo i complimenti ma anche gli auspici di un prosieguo prestigioso. Sabato 22 il ritorno a Francavilla, ma il 3-0 netto a Iesi è il viatico più eloquente per passare il turno. A Spicocchi e compagne va il sostegno di un'intera regione. Delle 9 realtà nazionali, dalla A alla B, fra maschi e femmine, sopravvive un'unica rappresentanza, quella appunto dell'Altino di Papa e D'Amico, che merita appoggio e riconoscenza, e la squadra, va ricordato, a tutti i mezzi per arrivare lontano. Termina qui questa edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.